viviamo un momento, un 25 aprile, che comunque è un momento strano quest'anno, cioè è un 25 aprile diverso, perché quello che sta succedendo in tutto il mondo, in tutta Europa, è veramente quasi anacronistico rispetto a quello che noi vogliamo fare oggi. Cioè, noi stiamo festeggiando la festa della liberazione, festeggiando i partigiani che sono morti, quando ancora nelle università si fanno differenze tra le varie parti. Quindi noi dobbiamo ricordarci che la liberazione non è stata fatta solo dai partigiani, la liberazione è stata fatta anche da militari olandesi, militari statunitensi. C'è un bellissimo film di un militare statunitense che ha voluto, non ho, è scappato da una casa di riposo per ritornare in Normandia e vedere la tomba dei suoi compagni che sono morti per liberare l'Europa e l'Italia. Allora, noi quest'anno dobbiamo ricordarci di una cosa, che se siamo i primi noi a fare differenze tra chi si fa la guerra, che è sbagliato da ambo le parti, vuol dire che vogliamo ripetere gli errori del passato. Perché non permettere a un professore di origine ebraica di far lezione o non o inneggiare una parte o l'altra, non sto facendo differenze, vuol dire ripetere gli errori per i quali è nato il nazismo e è nato il fascismo, dove si difendeva la propria parte e dicendo che gli altri erano il peggio che poteva esistere. Allora, non dobbiamo ricadere in questi errori qua. E ricordarci che la liberazione d'Italia è stata fatta da tanti stati, da tante persone, sono morte tante persone di etnie, stati e religioni diverse, per liberare un male che era il fascismo e il nazismo. Per cui non possiamo non dimenticare questo, non possiamo oggi dimenticarci, anzi essere i primi a fare le differenze. Oltretutto ricordatevi che oggi, parlando con tutti i parlamentari, perché si va verso le elezioni europee, tutti stanno dicendo che per riuscire a far sedere chi fa la guerra su un tavolo delle trattative bisogna armarsi, che è un paradosso. Ma se pensate, è vero. Cioè, bisogna far vedere, non far la guerra, bisogna far vedere che noi abbiamo un esercito. Perché se no, perché Putin dovrebbe sedersi a parlare con l'Europa? L'Europa, se non ha niente, Putin dice: ma perché mi devo sedere con chi non ha niente? Se io devo fare un contratto di lavoro e uno non ha un'azienda, perché mi devo sedere con lui? Mica mi può dare il lavoro. Ecco, è un paradosso questo, ma è uguale. Io non mi siedo su un tavolo di trattative con chi non ha nulla. Ma questo non deve coinvolgere quello che succede all'interno della nostra quotidianità. Non possiamo noi italiani creare ancora le fazioni. Dalle fazioni è nato il fascismo, quindi questo dobbiamo dimenticarcelo. E ripeto, la liberazione d'Italia, la liberazione d'Europa è stata fatta sì dai partigiani, ma è stata fatta anche da uomini e donne di altre nazioni, soprattutto americane, che sono venute qua per liberarsi dal fascismo. Non dimentichiamoci almeno questo.